L'assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili è bloccata da diversi mesi, pur essendoci le risorse, non vengono erogati e fra i genitori la preoccupazione è forte. Lo ha denunciato l'associazione Superamento Handicap di Cerignola in una nota inviata alla nostra redazione, in cui si mette in evidenza la forte preoccupazione per quanto sta avvenendo. L'associazione cerignolana fa presente che sono stati concessi delle somme per l'intera regione e le determine in merito appunto a audiolesi e videolesi per l'assistenza specialistica per l'integrazione. Al momento la provincia di Foggia non ha ancora disposto il servizio, per cui però la regione Puglia ha determinato la limitazione di 298.650 euro. Una discriminazione assolutamente inaccettabile per ragazzi e genitori. L'appello va raccolto sperando che le istituzioni non siano tanto sorde.